Pronto, Raffaterno? Per favore, mandatemi qualcuno. Grazie, Raffaele. Lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo, visti i prodotti a risparmio energetico che ci è installato. Domani primo impegno ufficiale per la Cavese in campionato contro la Romana, la Simonetta Lamberti, in una settimana in cui ci sono stati acquisti importanti come quello di Amara Konaté, ex Messina, e di Urso, ex Federis Sandra. Siamo scesi in piazza tra i tifosi per percepire un po' le aspettative e ci sembra comunque che stia montando molto entusiasmo per il debutto stagionale, e quindi andiamo a vedere queste interviste. Io penso che la Cavese possa ambire al primato, perché a parte San Marzano e la Nocerina dovrebbe essere una lotta a tre. In questo momento la squadra è completa e secondo me è la più forte, perché anche se la Nocerina ha fatto degli acquisti molto ragionati, nel senso di gente temprata, però la Cavese gli acquisti li ha fatti in senso migliore con gli under, e quindi ha fatto un mix, e dobbiamo ringraziare il direttore sportivo che è molto competente secondo me, perché non ha fatto dei contratti come l'anno scorso mirati solo alla, a persone già affermate, ma bensì persone che dovevano dimostrare come i giovani di essere forti, e quindi penso che io la vedo favorita la Cavese in questo momento. Allora, mi è sembrata una squadra che, come tutte le squadre in questo momento, ha bisogno ancora di un po' di rodaggio. Io sono moderatamente fiducioso che possiamo fare un campionato bello, di vertice, e magari speriamo anche di vincerlo. E spero che anche gli ultimi due acquisti diano quella qualità che ci manca, e forza Cavese. Penso le aspettative siano di grande prospettiva per i tifosi, perché è stata allestita una buona squadra, una grande squadra per la categoria, e essendo nel girone G non dobbiamo sottovalutare quest'ultimo, ma comunque abbiamo una buona possibilità, diciamo, di fare il campionato dell'anno scorso. Sono andato a ritirare l'abbonamento, quindi penso che tutti noi abbiamo voglia di riscatto dopo l'anno scorso. Speriamo bene, forza Cavese. Ragazzi, io faccio un plauso alla società per la competenza del settore tecnico, ci sarebbe dire direttori sportivi e allenatori e tutto lo staff, perché hanno saputo scegliere piano piano, con calma, prima gli under e poi gli over. Quindi è un plauso al presidente Lamberti, perché se mi ha messo di nuovo ce la faccio il nome, e quindi quest'anno mi sa che non sbaglierà niente e vinceremo il campionato. Io con questo me lo auguro, sono molto fiducioso, e faccio un appello ai miei amici tifosi Cavese: le chiacchiere se ne parlerà dopo il campionato. Dobbiamo essere tutti uniti nel bene e nel male di fare Cavese. Beh, io penso che domani la Cavese sarà al 70%, però penso che da un giro di 4-5 giornate vedremo una forte Cavese. Considerazione: sono soddisfatto del lavoro certosino fatto dalla società e dall'apparato tecnico nella fase di costruzione della squadra. Ovviamente, come una squadra nuova in tante unità, c'è bisogno un po' di tempo per verificare se ci stanno lacune da colmare successivamente, e poi sia per costruire un amalgama, un gioco che sia la critica sia quindi giornalisticamente un'area un poco più diffusa si giudica la Cavese una squadra di primo livello. Quindi il nostro augurio dei tifosi che lo sia effettivamente, che riusciamo ad ottenere quel risultato che ci è sfuggito l'anno scorso. Comunque auguro un ottimo campionato sia alla società, ai calciatori, essenzialmente a noi tifosi.